Una domenica mattina prenatalizia normale, con passeggiata in centro, compere, aperitivo, la ricerca della normalità con la pandemia cacciata in fondo ai pensieri. Ma a chi ha in carico la salute pubblica questa cartolina festosa fa paura. Per il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, il campanello d'allarme è scattato ieri pomeriggio, quando le vie dei negozi si sono riempite di gente. L'affollamento è potenzialmente pericoloso. Il prefetto raccomanda acquisti intelligenti, non tanto nel contenuto quanto nella modalità. Rinunciare quando ci si trova di fronte magari a delle code lunghe davanti ai negozi come quelle che abbiamo assistito ieri. Ci sono altre fasce orarie nelle quali è possibile andare, i negozi sono aperti, anche oggi probabilmente assisteremo a queste scene. Il desiderio di dimenticare il Covid e privilegiare gli affetti si riflette nelle domande rivolte dagli utenti alla prefettura e agli uffici, tutte dello stesso tenore. Posso andare dalla fidanzata in un'altra regione, posso andare dai miei nonni in un'altra regione, posso andare dal figlio della compagna da cui sono separato. La risposta è chiara, dopo il 20 dicembre non ci si potrà spostare, ma anche prima l'appello è sempre quello. Un senso di responsabilità ulteriore per far sì che i festeggiamenti, lo star vicini, lo stare insieme del Natale e del Capodanno non si trasformino poi in qualcosa di estremamente difficile e irreparabile nel mese di gennaio e nei mesi a venire.